Vorrei dire altro su questa comunicazione del silenzio o nel silenzio. E credo che lo si possa fare in questo modo. La prima traccia, la prima chiave di lettura, il silenzio dà accesso a un contenuto. Se fosse così, sulle piste di questo adepto che a un certo punto sorride, molti di noi dovrebbero incamminarsi lungo un percorso, che è quello di un senso della vita, che il maestro trasmette a questo allievo con il silenzio, quindi non dicendogli, non so, mettiamo. Il senso della vita è la musica, il senso della vita è lo sport, il senso della vita è il politico, e qui toccheremo un campo molto delicato, difficilissimo. Oppure la religione, l'arte, insomma, qualcosa per cui uno dice il senso della vita è questo. È questo. Ma in ultima analisi, quale potrebbe essere la differenza tra i due percorsi? Cioè, chi sostiene che comunque il maestro abbia detto qualcosa, detto con il silenzio sempre, comincia una ricerca che può essere lunga, può essere estenuante, perché la persona che si ponga sulle tracce di questo adepto che sorride perché ha capito, mettiamo, deve cercare di raggiungere appunto la stessa consapevolezza dell'adepto. Dovrebbe essere messo pure lui oppure lei in condizione di sorridere, una volta capito il senso telepatico della vita. Quindi qui si aprirebbero anche campi esoterici, mettiamo, l'occulto, oppure più semplicemente il filosofico, cioè chi si incammina appunto su queste piste con la convinzione che ci sarà una meta, ecco. Cioè il senso della vita si può capire. Ecco. Il nostro potrebbe essere anche un sorriso molto simile a quello dell'adepto nella posizione del loto, anche se magari non siamo per niente nella posizione del loto. L'altro. Cosa fa l'altro? Cioè, cosa fa invece l'altro adepto che secondo l'ipotesi potrebbe aver capito invece che è il silenzio la meta stessa? E già dicendo così abbiamo semplificato la questione. Però qui una meta sembra esserci. Non è più la questione del senso della vita. Non è neanche magari quella del non senso. Ecco. Perché sarebbe solo la negazione dell'altra. Ecco, dobbiamo capire che la nostra mente è molto brava a illuderci. Quindi, finché ragioniamo per opposti, ha, non ha, vita, morte, bene, male, bello, brutto, giusto, sbagliato, noi non comprenderemo questa comunicazione del silenzio. Quindi penseremo sempre a uno dei due corni. Senso della vita, non senso della vita.
Invece c'è qualcosa, ecco, in questo silenzio che si profila attraverso il sorriso dell'allievo, c'è qualcosa che ci fa capire che questo silenzio potrebbe essere al di là degli opposti, cioè non è il silenzio in contrapposizione o contrapposto alle parole. Ecco perché diventa difficile parlarne, perché nel momento stesso in cui ne parlo io mi allontano da questo silenzio, lo rendo oggetto di un discorso. Io divento il soggetto, c'è un soggetto, c'è un oggetto. E quindi torniamo a livello infimo, cioè la comunicazione verbale. Quindi nasce un po' questo problema, come se il silenzio, e questo lo diciamo dopo, a posteriori, come se il silenzio ci facesse capire qualcosa che né le parole né i gesti possono farci intuire. Cioè che in quella sfera, linguaggio e gesti, siamo ancora negli opposti, nel bipolare. Vero-falso, mettiamo. Senso-non senso. A noi serve una dimensione diversa da questa. Questo è quello che né il linguaggio né i gesti ci possono dare. Quindi qualcosa che non chiama in causa la mente del sì e del no, del giusto sbagliato, vero falso e così via. Come chiameremo quello che potrebbe essere il prodotto del silenzio? Si tratta sempre comunque di espressioni molto approssimative.